Benvenuti a Pari, sezione soci Unicoop Tirreno, Colline di Maremma. Io sono Deborah, lei è Letizia, siamo rappresentanti della sezione soci di Paganico e insieme vi presenteremo le bellezze del nostro territorio come i borghi medievali di Pari, Casal di Pari, Civitella, Paganico e le bellezze naturali della Valle del Farma. Tutto questo insieme alla nostra guida delle orme, Loriana. Ciao Deborah, ciao Letizia! Che bello, questo borgo medievale ancora con il suo assetto originario è stupendo, veramente. Grazie mille di averci invitato al nostro video Coop Trek, che proprio parte da qui. Questo è un borgo, tra l'altro, degli intellettuali. Anzi, vi voglio salutare con questa scritta che ho trovato su questa casa, di fronte al famoso ospedale Santa Maria della Scala, dove Siena portava i malati, che dice: la mia casa è dovunque io sto, in una piazza, un teatro, un caffè, una pianura, ma al paese di mio padre ci sono stato più di una volta. Federico Tozzi. Allora pronti? Clic, via! Deborah, Letizia, e questa è la casa di Galeppini? In arte Galep, no? Lo conoscete? Molto famoso, ha portato Casal di Pari in tutto il mondo con i suoi fumetti. Ma non avete mica visto passare Tex Willer? Ed eccoci alla Veglia del Fuoco, proprio a Veglia, a casa di Romano. Un ragazzo, classe 1928. 93 anni. Come si chiamano gli abitanti di Casal di Pari? I Casalini. Ah, i Casalini, ecco, un casalino doc che ci dà la testimonianza che in questa zona, Casal di Pari, Pari, di Petriolo, Pari, Casenovole. Casenovole, si vive bene. Andavate a fare anche il bagno a Petriolo, scommetto, alle acque di Petriolo. Sì, a Petriolo io ci avevo nonni, poi sono trasferiti anche loro. Ma io da bambino andavo giù a Petriolo a fare compagnia a nonni e tanto mi divertivo con l'acqua calda a fare. Allora c'era la terra che bolliva a quel tempo e c'era in molti posti il fango bollente, no? E ci facevo le palline, io mi ricordo le palline di fango. E dopo un'ora erano essiccate e ci giocavo. Ma che meraviglia, grazie, grazie di questa testimonianza del benessere del nostro infante Romano, che ora è un ragazzo ormai adulto. Grazie. Mens sana, il corpore sano. Beh, quale miglior luogo che dimostra questo? Una natura incontaminata, ricca di biodiversità, con una sorgente termale che per secoli si è contraddistinta per l'efficacia delle sue acque. Un'acqua che sgorga e che va naturalmente a confluire con il fiume Farma, che scava una bellissima valle segnando il confine tra le province di Grosseto e di Siena. E dunque questo concetto di benessere, come stato felice di salute fisica, morale e anche spirituale, in armonia con tutto ciò che ci circonda? Sì, su questo concetto io ci metto la faccia e buttiamo giù le maschere di argilla, però. Praticamente Petriolo è l'unico stazione termale fortificata al mondo ed è praticamente stata fortificata, praticamente è stata una decisione della Repubblica Senese all'inizio del XV secolo, 1404, di costruire queste mura per proteggere praticamente il borgo di Petriolo, che era diventato negli ultimi due secoli
un punto di ritrovo anche di personalità di grande spicco, quindi praticamente dai Medici ai Piccolomini, ai Gonzaga, ai Deste, che venivano qui perché all'epoca, va bene, il termalismo medievale era di grande moda e quindi questi personaggi venivano. Qui Carlo c'è una particolarità, queste mura 90 cm di ampiezza, 12 metri di altezza, sono una mappa geologica di tutte le tre valli che confluiscono qui sul Farn. Perché? Perché all'epoca utilizzavano solo ed esclusivamente i materiali che si trovavano qui intorno e in effetti noi, facendo il restauro e il consolidamento delle mura, ci siamo resi conto della raffinatezza che avevano raggiunto nel costruire queste mura, utilizzando delle parti in legno che tengono insieme ogni 40 centimetri questo muro, perché altrimenti si tratta di sassi, come vedete, addirittura da fiume, quindi praticamente di tutte le dimensioni. E per tenerli insieme ci voleva qualcosa di molto particolare, che era questo sistema di legni in senso orizzontale, in senso verticale, che li tiene insieme. E quindi questo, a mio avviso, e quando uno si rende conto di questo e guarda queste mura, dice: che magnificenza! Sì, una maestria, veramente. Il fiume Farma, nei suoi 34 chilometri, non incontra quasi nessun tipo di abitazione o di attività umana. Quindi mantiene una biodiversità altissima con pregiate specie botaniche e faunistiche e segna il confine tra le province di Siena e di Grosseto. Zaino in spalla e non ci resta che percorrere questo COP Trek che vi abbiamo preparato proprio lungo il fiume Farma. Ed eccoci nel fitto della macchia mediterranea, veramente una rigogliosa varietà di piante, tutte, come si dice, sclerofille, proprio per questa loro parte coriacea che li mantiene sempre verdi. Un rivestimento ceroso di tutte queste foglie che riflettono sia la luce solare, quindi mantengono l'umidità, che anche le temperature più fredde. Sono andata alla ricerca di qualche traccia di animale selvatico. Per esempio, questo è un bellissimo passo di cinghiali, tassi, istrici, volpe, tutta una serie di mustelidi e soprattutto il nostro grande amico cinghiale sono passati di qua. E nel nostro video COP Trek non può mancare il benessere animale. Siamo qui, Podere dei Fiori, un bellissimo allevamento di razza Limousine maremmana. E vorrei proprio chiedere, a proposito del benessere animale, al responsabile veterinario aziendale, il signor Mario Vagheggini, che ci racconta un po' com'è questo discorso del no antibiotici. Si sa che COP ha mantenuto questa linea ormai da tanti anni, no? Il discorso dell'antibiotico in pratica è una particolarità che da COP da sempre ha investito e pone come punto fermo per il futuro. Tant'è vero che a piccoli passi ci avviciniamo al non uso dell'antibiotico nell'allevamento all'ingrasso. In particolare ad oggi viene garantito gli ultimi 120 giorni di stalla senza trattamenti antibiotici. Nel breve tempo si arriverà dallo svezzamento in poi, quindi da quando la mamma, in pratica viene diviso il vitello dalla mamma, non verrà più usato gli antibiotici. Per quanto riguarda il benessere animale, come vedete abbiamo l'allevamento maremmano prato, che rispecchia al massimo le caratteristiche della qualità della vita di un animale, perché ha ampi spazi in un ambiente incontaminato qual è la macchia mediterranea e i terreni adiacenti. Come vedete qui abbiamo
delle fattrici maremmane con i piccoli nati nel 2021. Siamo giunti a una degna conclusione della giornata, all'insegna del benessere, visto a tutto tondo. Quindi siamo pronti per viverlo assieme nel nostro video Cop Track, pronti, partenza, alla prossima!